Irpinia, ben ritrovata in prima linea, ben ritrovati in questo spazio d'approfondimento che Prima TV dedica ai temi dell'attualità. Abbiamo scelto di parlare di un tema di cui ci siamo spesso occupati, ma la salute viene prima di tutto. E allora parliamo ancora una volta di sanità, sanità malata, delle leggi, dei possibili tagli che si annunciano per questa provincia, delle difficoltà degli operatori di settore che si trovano spesso ed ogni giorno in prima linea e naturalmente delle ripercussioni che tutto ciò ha sulle cure e come sta cambiando il sistema, come stanno cambiando anche le cure. Parleremo dunque di sanità a 360 gradi, partendo anche dalle ultime vicende di cronaca di stretta attualità, nuove inchieste da parte della Corte dei Conti su presunti sprechi nel sistema, sanitario regionale e quali ripercussioni anche nei nostri ospedali, nella nostra provincia. Di questo ed altro parleremo nel corso di questa puntata. Passo subito a presentare e a ringraziare, gli ospiti che sono qui nei nostri studi, che ci hanno raggiunto. Ci avvarremo della loro professionalità, della loro esperienza, della loro competenza per tentare di mettere a fuoco i problemi e perché no, tentare di individuare anche qualche soluzione da suggerire a chi è deputato poi alle scelte finali. Cominciamo dalle signore Doriana Bonavita. Ben trovata, segretario regionale della funzione pubblica CISL Campania, e accanto a lei, Angelo Giusto, onorevole ex presidente della Commissione regionale sanità, anche un esperto della materia, oltre che un politico legato al territorio irpino. Ben trovato al dottore Franco Russo, medico di base, anche consigliere comunale nel capoluogo. Anche con il dottore Russo abbiamo affrontato in passato il tema, ma ci sono delle novità, ci sono degli aggiornamenti e magari cominciamo proprio da qui. Dottore, lei oggi ha anche studio tra poco, quindi noi cercheremo di dare ritmo alla trasmissione per liberarla, perché i pazienti vengono prima di tutto, ma è vero che adesso può prescrivere un esame del colesterolo, un esame del sangue una volta ogni 5 anni? Lei mi conferma, è davvero così? Purtroppo sì. Diciamo, in una sanità regionale già in grosse difficoltà, io direi disastrate, è arrivato un terremoto ulteriore, un terremoto devastante che ha abolito, che ha cancellato completamente la prevenzione. Per cui il medico di famiglia che sta sul territorio e che non sa che cosa fare, che in qualche modo è l'interlocutore del cittadino rispetto al sistema, di fronte al cittadino che chiede: dottore, io ho fatto l'anno scorso gli esami di controllo, possiamo ripeterli? Io dico: purtroppo, mi dispiace, devi aspettare altri 4 anni. Ma come? Sì, altri 4 anni. Perché è così. C'è stato questo terremoto devastante nella figura di un decreto chiamato dell'appropriatezza prescrittiva del ministro Lorenzin, che in pratica ha cancellato la prevenzione. Ha messo dei paletti, tanti paletti, oltre 200, mi sembra, su quelli che sono gli esami che si possono prescrivere o meno, dopo quanto tempo. Non è che i medici sono stati troppo di manica larga prima ed ora queste sono le conseguenze? Beh, guarda, io faccio il medico, cerco di farlo in scienza e coscienza. Posso sbagliare, posso avere prescritto qualcosa in più rispetto a quello che era necessario in quel momento, ma in quel momento non lo poteva sapere nessuno. Io, quando ho un ammalato di fronte a me, quella persona, quella determinata situazione, quella determinata condizione clinica, in quel momento quell'ammalato è uguale solo a se stesso. Per cui io, in quel momento, decido quello che serve per l'ammalato in quella determinata situazione. Ovviamente, a posteriori, è facile dire per un ragioniere, per uno che si occupa di economia, dice: vabbè, il dottore Russo ha prescritto troppe volte il colesterolo, ha prescritto troppe volte un attacco, troppe volte una risonanza magnetica. Ma in questo modo noi abbiamo cancellato la prevenzione. Faccio un esempio banale. Un esame comune come il colesterolo, tutti quanti conosciamo, se viene fatto dall'ammalato in un momento, in un certo tempo, e non ci sono altre condizioni di malattia, se quell'esame è normale, l'ammalato può ripetere quell'esame dopo 5 anni. Attenzione, 5 anni. Beh, allora io dico: se noi togliamo la prevenzione, probabilmente conteremo più morti. Perché? E poi spenderemo di più dopo. Perché?
Perché? Se noi a 1000 persone abbiamo detto no all'esame del colesterolo, che costa 2 euro, abbiamo risparmiato 2000 euro. Su queste 1000 persone a cui abbiamo detto no a fare questo esame di colesterolo, su queste 1000 persone probabilmente, questo è un dato statistico, due di loro vanno incontro o all'infarto di cuore o all'ictus cerebrale. Bene, queste due persone costeranno l'ira di Dio, non solo per il danno alla loro propria salute, ma pure alla collettività, per le cure, per i ricoveri, per la riabilitazione, indennità di accompagnamento o quant'altro. Quindi a fronte di 2000 euro spesi per fare 1000 volte il colesterolo, spendiamo molto di più. Il dottore Russo ci sta dicendo che secondo queste logiche la salute non viene prima di tutto, almeno nelle ultime decisioni assunte. Io voglio chiedere a Doriana Buonavita, invece abbiamo parlato dei medici di base in questa introduzione, ma allarghiamo un po' il discorso. I sindacati sono sul piede di guerra in Regione Campania perché si minacciano altri tagli alla sanità. E così dal suo osservatorio che cosa sta accadendo ora che De Luca va avanti spedito con il contributo del commissario per la sanità, e poi a giusto chiederò chi decide tra De Luca e il commissario. Allora, la domanda è articolata e ci vorrebbe più del tempo necessario per rispondere. Noi siamo a un punto in cui la Regione Campania, tecnicamente, se ci atteniamo ai dati economici, è uscita dal debito, visto che nell'ultimo tavolo nazionale, tenuto il 1 aprile 2015, da un debito di 826 milioni di euro siamo passati a un avanzo di 200 milioni di euro. Quindi siamo nella condizione che tecnicamente noi siamo usciti dal piano di rientro. Le osservazioni mosse alla Campania, per cui rientriamo ancora nella situazione debitoria, e che non si sono mantenuti LEA, non si è intervenuto adeguatamente. LEA sono per i nostri telespettatori i livelli essenziali di assistenza. Buonavita dice la situazione economica è migliorata, ma siamo ancora in fondo alle Perfetto. Classifiche per l'assistenza. Paradossalmente il risparmio che si è avuto, per esempio i 500 milioni di euro, se si va a leggere quelle tabelle che ho portato anche qui, al limite poi ve le lascerò perché comunque è interessante leggere bene quel grafico, a fronte del risparmio si nota che la voce beni e servizi, la voce sanità privata, quindi tutti gli enti accreditati, tutto quello che è la voce investimenti cresce in maniera esponenziale. Infatti io ho segnato qualche cosa, si passa dal 18,7% di spesa per beni e servizi, e spiego, nei beni e servizi noi abbiamo acquisto di strumentazioni, ma anche di prestazione di lavoratori, quindi tutti gli infermieri, tutti gli operatori sociosanitari, tutti gli OSA che non assumiamo, li paghiamo con la voce beni e servizi. Cioè lei ci sta dicendo che nonostante i tagli aumenta la spesa, ma resta l'emergenza in buona sostanza. Resta l'emergenza perché nella teoria dei vasi comunicanti abbiamo la spesa del personale che crolla, infatti 500 milioni di euro sono andati a rimpinguare le altre voci che invece sono salite, in quanto sono 10 anni che non c'è un serio adeguato sblocco del turnover, perché lo sblocco per il 2015 che ci porterà ad avere 1200 operatori in più, sarebbero 40 per il Moscati, 30 per l'ASL, ovviamente non sono nulla se pensiamo che da dati certificati ne mancano circa 15.000. Tra medici, chiaro, infermieri. I numeri sono chiari, 1200 nuovi assunti in Campania, circa una settantina per la provincia di Avellino, non risolvono il problema. Ma intanto in queste ore, Angelo Giusto, c'è stata anche un po' una polemica tra il vecchio e il nuovo governatore su chi ha deciso effettivamente queste assunzioni, quasi un vanto poi su questi numeri che, lo diceva Buonavita, non risolvono però l'emergenza. La domanda intanto è: chi decide, il commissario governativo o De Luca? Beh, sul piano formale dovrebbe decidere il governo che ci mette i soldi.
Sul piano sostanziale credo che sarà una bella gatta da pelare, perché De Luca non è un soldato obbediente. Ha risolto qualche problema giudiziario, comincerà ad essere alter ego, e essendo eletto dal popolo, la sanità è materia delegata alla regione, sarà materia di cui si occuperà. Ma a prescindere da chi si occupa, essendo entrambi partoriti dalla stessa madre politica, origine politica, il problema non muta, perché se l'approccio è appunto, come ricordava il dottore Russo, è quello dei ragionieri che fanno le contabilità, noi conteremo i morti, i feriti sul campo. Perché, come diceva Pirsing, la sanità, al di là di altri comparti che producono beni e servizi, che valutano alla fine i costi, i benefici, gli scatoli di pelati prodotti, trattando la salute delle persone è materia estremamente delicata, che non può essere inquadrata se non si parte da un principio di etica. E dunque l'obiettivo a cui rispondere o corrispondere è fare il meglio, anzi di più. E questo non lo si può fare se si affronta la tematica e l'argomento della sanità sempre con la tastiera della contabilità. Certo, c'è un problema di costi che dobbiamo discutere, che dobbiamo affrontare, ma non si può sempre partire di lì. Mi spiegate abolire l'esame del colesterolo di 2 euro, quali risorse porterà nelle casse dello Stato, se intervenendo dopo spenderemo milioni di euro in più? Allora questo Paese deve cominciare ad agire, l'ho scritto in tante leggi della regione, nel piano sanitario, nel piano ospedaliero, ma nessuno le legge più queste cose. L'obbligo di spesa con bilancio certificato azienda per azienda, ASL per ASL, del 5% del bilancio assegnato ai territori, riservato alla prevenzione, non c'è mai un solo euro. E allora scopriamo dopo 2 giorni di pioggia che l'Italia smotta da tutte le parti e spendiamo migliaia di miliardi. Dopo un giorno di sole che si incendia il paese e spendiamo migliaia di miliardi, e Roosevelt in America, allora, e vale ancora oggi, un grande piano per la tutela, la messa in sicurezza del territorio, ha creato milioni di posti di lavoro e un territorio un po' più stabile. E bisogna mettersi d'accordo allora che la sanità non la si può affrontare sempre partendo dalla coda. Quanti soldi ci sono restati, spalmiamoli, non funziona così. Bisogna partire a monte, di che cosa abbiamo bisogno, chi lo deve fare, come lo deve fare, con quale rapporto pubblico-privato. Ma se mi sembra che il messaggio prevenire è meglio che curare non sia passato, almeno laddove sentiamo di nuovi tagli in arrivo in questa provincia. Tagli che riguarderanno probabilmente, perché il piano ospedaliero al momento è una bozza. La conoscono nel dettaglio ancora pochi, al di là degli annunci, e però già c'è la mobilitazione prima ancora dell'approvazione. Accade in numerose realtà, accade in Alta Irpinia, dove si invoca da tempo un pronto soccorso adeguato, accade anche a Solofra, dove secondo le bozze le linee guida delle bozze del nuovo piano ospedaliero, ad esempio, rischia in particolar modo il punto nascita, ma più in generale c'è un'ipotesi che circola e sulla quale poi chiederò anche ai nostri ospiti di esprimere un parere.
ovvero l'accorpamento per risparmiare degli ospedali di Solofra ed Avellino, distanti solo 7 km, 15 minuti di macchina. Perché avere dei doppioni o avere delle carenze nei reparti laddove manca il personale dall'una o dall'altra parte? Sappiamo poi la normativa ultima sul riposo imposto ai medici e agli infermieri dall'Europa ha creato, soprattutto al Moscati, grosse difficoltà. Noi abbiamo ascoltato il sindaco di Solofra, Michele Vignola, che a proposito dei tagli presunti o tali ci dice questo. Abbiamo già dato, questa provincia ha subito tantissimi tagli, non è più il caso di ragionare in questi termini. Siamo stati quelli che abbiamo contribuito di più al risanamento del bilancio regionale in termini di politica sanitaria. E poi credo che bisogna smetterla con questo ragionamento. L'ospedale di Solofra è vicino a pochi chilometri all'azienda ospedaliera Moscati, per cui si può fare anche a meno di questo ospedale. È un errore di valutazione strategico enorme. Perché noi abbiamo, non mi stancherò mai di dirlo, un bacino di utenza diverso ed altro da quello dell'azienda ospedaliera Moscati, che viene dalla Valle dell'Irno, dal Vallo Lauro Beanese, dall'Agro Nocerino Sarnese, insomma da altre zone. E in più riusciamo anche ad alleggerire di quel tanto l'azienda ospedaliera Moscati di quello che non riesce a sopportare, altrimenti scoppia l'azienda ospedaliera Moscati. E allora non è pensabile indebolire un ospedale che è un ospedale di un distretto industriale, il più importante della regione Campania, a ridosso di un raccordo autostradale, vicino all'università, vicino ad un'area turistica come quella di Serino, a tutta la zona del Montorese, in una posizione veramente strategica. E quanto al punto nascite, anche qui, questa è una storia che ne stiamo parlando perché abbiamo subito qualche anno fa l'interruzione del servizio di parto analgesia, del parto indolore, dell'epidurale, che ci ha fatto scendere le nascite nel 2000. E l'anno scorso a meno di 400 e quest'anno stiamo a 488. Non appena è ripreso il parto indolore sono saliti appunto i parti all'ospedale di Solofra. E siccome è stato chiuso il punto nascite di Atripalda, è stato chiuso il punto nascite di San Severino e di Cava di Terreni, questo è l'unico punto nascite che si trova sulla direttrice Avellino-Salerno, quindi altro che 500, noi l'anno prossimo avremo 600-700 parti, siamo pronti alla mobilitazione, ma credo che avendo un'interlocuzione con il governo regionale credo che faremo valere le nostre buone ragioni, ma questo non vuol dire che noi non siamo in guardia, perché difenderemo a denti stretti l'ospedale di Solofra, anzi ne chiederemo l'ulteriore rilancio e l'ulteriore qualificazione. Questo è il clima che si respira a Solofra, ma come detto non solo. Io chiedo a Doriana Buonavita come andrà a finire. Naturalmente ci vorrebbe la sfera di cristallo, ma ci saranno nuovi tagli in provincia di Avellino, anche alla luce delle dichiarazioni del commissario Polimeni, insomma, che ha parlato di razionalizzazione, ma con quale logica è il punto di domanda? Ecco, bene, io partirei dalla logica. Non c'è logica da ormai 5-6 anni nelle scelte e nelle strategie che sono state assunte. Non mi riferisco al colore politico, perché ormai la sanità in Campania gestita dalla precedente amministrazione e da quello che si vede anche da questa deve e non si è connaturata sicuramente per una strategia. E mi spiego. Noi abbiamo il decreto 49 del 2010, un piano sanitario, e abbiamo la legge Balduzzi, che sono norme che non sono state mai tenute in considerazione, ovvero il decreto 49 è stato applicato come si vuole fare anche per l'ospedale di Solofra e per i 500 parti per quanto riguarda il punto nascita, così come prevede la Balduzzi, però è stato applicato solo nelle chiusure ma mai nelle riconversioni. Abbiamo tutti i posti di lungodegenza, di riabilitazione che non sono stati attivati. Ecco quindi che gli ospedali si ingolfano e non basterà l'ospedale di Solofra a decongestionare il pronto soccorso o i reparti dell'ospedale Moscati. Nel senso, se l'ospedale Moscati è un ospedale di eccellenza, lo è per la Campania intera e come tale deve essere oggetto di investimenti mirati. L'ospedale di Solofra se ne può fare un ragionamento, ma per migliorarne le prestazioni
in funzione dei bisogni di quel territorio. Non si può negare e non considerare il bisogno di cura e di assistenza. Quindi la logica vorrebbe che se ho un piano sanitario, se ho una legge Balduzzi che mi stabilisce 3,7 posti letto per 1000 abitanti e la Campania ne ha 2,9, io vorrei che se si attua la chiusura di un ospedale o si porta avanti la chiusura di un punto nascita, perché lo prevede una norma, la stessa norma prevede che per il mantenimento dei LEA ci sia un'integrazione socio-sanitaria assistenziale adeguata. Questa regione ha due assessorati, diciamo, due dipartimenti, politiche sociali e sanità. Non si può trattare l'argomento sanità scollegandolo da tutto quello che è l'indotto e tutto quello che è il meccanismo che c'è dentro. Chiaro, perché quindi strategie per far funzionare il sistema, al di là dei tagli, il potenziamento, la riorganizzazione, questo mi sembra il messaggio che... Riorganizzare significa investire. Dove si prendono i soldi? Andiamo a vedere tutto quello. Al punto, ecco, perché poi... Dove si prendono i soldi? Andiamo a vedere tutto quello che sono, infatti. Il tavolo Massicci ha consigliato alla Campania di rivedere le gare di acquisto di servizi core e no core, ha chiesto di rivedere tutte quelle che sono le centrali di acquisto non monitorate, circa 34.000 in tutta Italia e non so in Campania quanti ne abbiamo. Ovviamente sfugge un controllo appropriato, vero, di quanto spendiamo. È facile dire per la siringa, ma se ci mettiamo lì tutto quello che acquistiamo, probabilmente da quella voce o da tantissime altre noi riusciremo a rendere prestazioni migliori. Poi volevo dire solo una cosa: in quella voce di beni e servizi abbiamo circa un terzo di spesa che va per acquisto di prestazioni core, ovvero non assumiamo infermieri, medici che costerebbero molto meno, ma affidiamo all'esterno servizi che ci vengono offerti in maniera qualitativamente sostenibile o meno, questo poi si andrà a verificare, con operatori che lavorano nel sistema pubblico da anni, se non decenni, con un contratto interinale piuttosto che somministrato. Quei soldi li spendiamo già. Precari, già li spendiamo, già è spesa storica, però non viene imputata in quella del bilancio, ma altrove. Anche perché laddove si parla di nuove assunzioni, anche su questo bisognerebbe fare un po' di chiarezza, spesso parliamo di precari che vengono stabilizzati, di mobilità, dunque nuove assunzioni fino a un certo punto. Qui andiamo a coprire un sistema che è in difficoltà con quello che già c'è, spendendo magari ovviamente anche il doppio. Lunedì ad Avellino ha fatto visita il presidente della Commissione Regionale Sanità, Topo. Lei è stato presidente della Commissione Regionale Sanità. Il messaggio di Topo è bisogna alzare la voce con Roma affinché allenti i cordoni della borsa, e poi c'è il governatore De Luca che dice la nostra rivoluzione in sanità è partita con l'abolizione dell'ARSAN, i controlli della spesa. De Luca è arrivato a dire far fare i controlli di cui diceva Bonavita all'ARSAN è un po' come far fare il catechismo a Pacciani, nel senso non esistono. Vorrei sentire su questo punto una valutazione alla luce dell'esperienza, se vuole anche dell'orientamento politico, dell'onorevole Giusto. Insomma, è un po' un paradosso che nel momento in cui il Presidente della Giunta annuncia in pompa magna con una conferenza stampa che si è sbloccato il turnover e che si fanno 1200 assunzioni, che in questa terra disperata parliamo di tagli. E com'è possibile? 1200 nuove assunzioni e qui si parla di tagli. La provincia di Avellino è una di quelle che ha pagato di più, lo ricordava il sindaco di Solofra, perché qui gli ospedali, qualche ospedale è stato chiuso in Alta Irpinia, un altro è totalmente in mano ai privati. L'ospedale di Ariano, di cui non abbiamo parlato, soffre più è meglio di quello di Solofra, e la città ospedaliera
fino a quando non c'era stata l'entrata in vigore della norma europea sulla permanenza in servizio più delle 13 ore, grazie solo al personale dipendente, in qualche modo si è arrangiata a costruire una risposta sanitaria in questa provincia. Provincia di Avellino ha circa 500.000 di abitanti, ha questi 4 ospedali, così come li ho rappresentati. La provincia di Salerno, che è un pochino più grande di quella di Avellino, ha 900.000 abitanti, ha 19 ospedali pubblici. Non se n'è chiuso nessuno, né con Caldoro, immaginate se li chiude De Luca. E ora è tempo che l'Irpinia dica basta, ma non per la voglia di protestare, perché è giusto in termini di merito, in termini di quantità e in termini di qualità. Se il mio amico Lello Topo vuole argomenti per fare diversamente da come ci si è avviati a fare, e se De Luca vuole combattere, la prima guerra da combattere è sul riparto delle risorse. La regione Campania è ultima nel sistema nazionale di retribuzione. Come dire, dottore De Micco, se un cittadino piglia l'infarto a Bergamo, viene rimborsata quella regione, che pure non può fare più lezioni in Italia, visto che mettono i soldi delle mazzette nei congelatori e nei frigoriferi. La Lombardia che... per tanti anni ha fatto scuola, la sanità lombarda, la sanità lombarda. Immaginate se fosse successo in un ospedale stiamo osservando. O in Campania. Il problema della Campania è che siamo i più giovani d'Italia. Arriviamo. Insomma, questo è il... ma questo non può essere un danno. Non è l'unico parametro giusto. Non è l'unico, ma non è giusto. Se la media nazionale è di 1.500, circa 1.600 euro pro capite, non si possono assegnare alla Campania 1.520, ultimo reparto, perché 80 euro a persone in meno, per 6 milioni di abitanti, fanno tutti quei soldi che non sanno dove trovare adesso e poi evitano di far fare la prescrizione sul colesterolo, quelle sull'urina, una guerra miserabile. Miserabile, che costringe tanta povera gente a non farsi più l'analisi del sangue perché ci vogliono 100 euro di ticket, che costringe le persone ad andare a lavorare con la febbre addosso. E se non si agisce in prevenzione, facciamo come per le alluvioni, come per gli incendi, il giorno dopo spenderei molti, molti miliardi in più. I soldi si possono recuperare là. Che si debba riorganizzare poi il sistema un po' meglio, questo lo si può fare, ma evitando che i nemici sono sempre gli operatori sanitari, perché se i medici di base li multiamo e ci mettiamo le pistole puntate che non possono prescrivere più niente, se negli ospedali la gente deve aver paura, e quando si saluta un proprio familiare, vai in ospedale, sto andando, non so se torno, dicono gli operatori. Qualcuno corre a farsi l'assicurazione, ma con questo clima noi non possiamo affrontare il più grande e significativo atto di governo, che è quello del governo delle persone, dei loro stati di bisogno, delle loro condizioni di salute. Io la devo interrompere e dobbiamo andare anche in pausa pubblicitaria brevissima, restate con noi perché ricominciamo subito, però poi farò l'avvocato del diavolo perché qui i soldi si sprecano, qui si nominano primari e viceprimari in questa provincia a iosa, non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti che ha da poco presentato un'inchiesta, imposto delle prescrizioni. E tra l'altro l'ASL ha attivato queste prescrizioni demansionando alcuni primari delle strutture complesse. Poi lo dovrà fare anche il Moscati. Si parla però di uno spreco di 1,5 milioni di euro per la provincia di Avellino, 16 milioni in Campania. Ripartiremo da qui.
Ben ritrovati in prima linea, stiamo parlando di sanità e di salute, lo stiamo facendo con i nostri ospiti, ci eravamo lasciati con un'anticipazione su quella che sarà la seconda parte, ovvero la Sprecopoli, portata alla luce dalla inchiesta ultima che ha riguardato la regione Campania ad opera della magistratura contabile. Prima però voglio andare da Franco Russo, perché l'onorevole Giusto ha detto testualmente: sembra quasi che ai medici di base stanno puntando una pistola alla tempia, li stanno multando, è così? E poi che cosa succede? Beh, è così, sì, per quanto mi riguarda io ho avuto una multa, quindi dovrei almeno la notifica è quella, ma ho fatto il mio ricorso dalla Corte dei Conti di 10.602 euro. Questa è una cosa prettamente campana, ma che è stata poi applicata solamente nella provincia di Avellino. Questa è una cosa che non capisco, quindi faccio una domanda a chi in qualche modo governa questa regione: se i medici di famiglia della regione Campania, io credo un po' tutti, hanno sforato un famoso 30% rispetto a un decreto vecchio della giunta Caldoro, perché solo i medici della provincia di Avellino devono pagare questa multa? La mia, ripeto, è di 10.602 euro. Ma che cosa è successo? Per un vecchio decreto, per i farmaci per combattere la pressione alta, l'ipertensione arteriosa, i cosiddetti sartani, un vecchio decreto obbligava a mantenersi entro il limite del 30% per prescrivere questi farmaci antipertensivi di tipo sartano. Il 70% doveva essere tutti altri farmaci che costavano ovviamente di meno. Come funziona il sistema? Che l'ammalato, il cronico, l'iperteso o altro, va dallo specialista ogni tanto, giustamente ogni tanto, va dallo specialista e si confronta. E qualche volta capita che deve cambiare terapia, oppure lo specialista gli dice giusto che deve assumere un altro farmaco. Bene, che fa? Torna da me. E io che posso fare? Non posso fare nulla, non posso che accettare la scienza del collega specialista e quindi prescrivo quel farmaco all'ammalato. Visto che questo ricettario rosso che è questo. Ecco, lei ha una ricetta. Questa è una copia. La possiamo mostrare a questa telecamera probabilmente. È una copia? Questa è una copia della ricetta del sistema sanitario che abbiamo solo noi medici di famiglia in Campania. In altre regioni ce l'hanno un po' tutti. Però quando viene da me l'ammalato, io sono. È un mio dovere, non posso danneggiare l'ammalato e quindi gli prescrivo questo farmaco che costa anche di più casomai. Che cosa è successo? Che tutti noi in provincia di Avellino come regione Campania abbiamo prescritto i farmaci giusti in quel momento all'ammalato, perché l'aveva richiesto lo specialista, che era giusto che fosse così per la salute dell'ammalato. Adesso che cosa è successo? Noi medici di famiglia, perché solo noi abbiamo questo ricettario, abbiamo avuto questa benedetta multa. Da qua la mia proposta? Da qua la mia proposta? Perché ho due proposte da fare. Una è questa qua. Questo ricettario rosso del Sistema Sanitario Nazionale, che è in dotazione in Campania solo ai medici di famiglia, datelo agli specialisti. Debba essere dato a tutti i medici del territorio, ai medici ospedalieri, ai medici specialisti ambulatoriali, eccetera, eccetera. Questo esiste in regioni virtuose, vedi la Toscana. Io mi auguro che il commissario Polimeni, che è della Toscana, viene, accetti quest'idea in modo che si possa fare tutti i medici, dopo aver visitato l'ammalato, quando c'è stata una dimissione dalla. Se siano meno d'accordo, l'impressione è che non siano troppo non d'accordo, so se, però. Non dovrebbero so se assumersi d'accordo. Altre responsabilità. Io faccio una proposta che ritengo giusta, ritengo equa. Perché questo? Perché in questo modo veniamo responsabilizzati tutti noi medici del sistema. È corretto che sia così. Seconda proposta. In questo modo noi responsabilizziamo i medici, ma dovremmo in qualche modo responsabilizzare anche i cittadini. Cioè io quando a casa mia vado a fare la spesa, assumo un comportamento, come dire, morigerato. C'è crisi economica, c'è difficoltà e sto attento a quello che spendo. Quando mi accedo al sistema sanitario nazionale, è giusto che assumo lo stesso comportamento morigerato. Cioè che vada dal medico e gli chiede: dottore, consigliatemi che cosa posso fare vista la crisi economica che c'è, quando posso ripetere gli esami, perché purtroppo oggi da un lato c'è, come dato reale, l'aumento della vita media, oggi si vive più di lei anni. Vede chi non si cura più, ha sentore sì, di questo? C'è di tutto, c'è quello che dice il Presidente è giusto, c'è chi non ce la fa per davvero e chi poi esagera, perché fino ad oggi è stato così. Il medico di famiglia non ha avuto la possibilità di educare l'ammalato. E quindi che cosa devono fare i cittadini? Dovrebbero accedere al sistema sanitario nazionale nel modo giusto, in modo attento, quando davvero c'è necessità, perché ci sono delle esagerazioni. In qualche modo questo deve essere ridotto.
Questo però deve essere lasciato, come dire, come educazione a un medico, perché noi fino ad oggi abbiamo riempito la testa, per non dire altro, alle persone, per televisione ma anche nei medici, di prevenzione. Le donne, fatevi la visita senologica, fatevi la visita ginecologica, il pap test, il cancro del colon, fatevi la ricerca del sangue occulto nelle feci, per i maschi fatevi il PSA, per la prostata abbiamo riempito giustamente la testa delle persone di prevenzione. Scusate, abbiamo scherzato. No, è morta, non c'è più, come diceva il Presidente Giusto, non c'è più la prevenzione. E allora dico, domanda che faccio, ma volete perdere, io sono 30 anni che faccio questo mestiere, è il medico di famiglia, permettimi di dirlo, è l'unica figura professionale che viene scelta direttamente dall'assistito. Chiunque medico, se io sono un cittadino e vado a visita specialistica in ospedale o in ambulatorio, non posso scegliere il medico che mi visita. Chi è presente in quel momento? Chi è di turno mi visita. Invece, per quanto riguarda il medico di famiglia, che è particolare come figura professionale, è il cittadino che lo sceglie. Io vengo scelto, il mio nome e cognome, Russo Francesco, da Lenzo Di Micco, si è scelto me. Cioè sul suo libretto sanitario, il mio nome e cognome. Perché questo? Perché sono la figura che accompagna la salute dell'ammalato negli anni, perché sono il riferimento del cittadino rispetto al sistema, è con me che deve parlare, ma non posso io, non solo per il decreto dell'appropriatezza prescrittiva, che io chiamerei decreto di regime, altro che appropriatezza prescrittiva, non posso io da medico dover mandare al MEF le fatture, 730 precompilato, un'altra legge strana, assurda. Perché il medico di famiglia deve inviare al MEF, quindi altro che ragionare ancora di più, forse con la laurea in economia e commercio, Presidente Giusto, per fare questo, deve inviare al MEF i dati delle fatture che io ho fatto. Ma scusate, ma non parliamo di queste cose. E poi è facile parlare dopo rispetto alla spesa che ha prodotto un singolo medico, ma dopo è facile per tutti, è in quel momento che il medico deve fare il medico, lasciateci almeno, io dico, non 5 anni questi esami, che è assurdo, è follia pura, ma fate in modo che almeno il medico abbia la possibilità di fare 5-6 esami, glicemia, azotemia, creatinina, colesterolo, trigliceridi, transaminasi ed emocromo. 7 esami, lasciate a noi medici la possibilità di ripeterli quando riteniamo giusto, sia in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria, ma così non è più. È chiaro il punto di vista e immagino anche, come dire, la mobilitazione che dovrebbe essere in atto rispetto a questi temi. La posso chiedere. Sei in 30 secondi, se no poi ci torniamo tra poco. Vedi tu. 30 secondi. Allora, io mi auguro che ci sia una mobilitazione di tutti, medici, cittadini, istituzioni, rappresentanti politici, sindacati. Mai come adesso che abbiamo perso 50 anni di diritti in termini di sanità. Io faccio una domanda, ma dove è finita l'Italia solidale? Dove è finita l'Italia che garantisce un'assistenza sanitaria equa ed utilitaristica al proprio popolo? Dov'è? Non c'è più. Stiamo andando in America. Allora faccio un'altra domanda, perché forse là vogliamo arrivare. Volete abolire il medico di famiglia come figura professionale? Volete andare alla privatizzazione? Beh, ditelo. Allora scendiamo in piazza, medici, tutti dobbiamo scendere in piazza per difendere questo diritto sacrosanto. Si va verso la privatizzazione, il grande punto di domanda del sistema sanitario nazionale, e ascoltando poi il parere di alcuni medici anche ospedalieri, diciamo che ci sono buoni indizi rispetto a questo, ma diventa poi un'altra trasmissione questa, dottore Russo. La mobilitazione però è il messaggio che arriva in questo caso. La chiedo con tutta la forza possibile. E però. C'è poi la magistratura contabile che arriva e dice: guardate che in Campania negli ultimi 2 anni avete creato un ammanco alle casse dello Stato per 16 milioni di euro, perché ci sono troppi primari negli ospedali, negli uffici dell'ASL ci sono troppi responsabili delle cosiddette unità complesse, laddove poi magari sotto il primario c'è solo un altro collega o altri due, quindi non è proprio così complessa, almeno sulla carta, questa unità. E il cittadino poi si chiede, ma allora si può tagliare in sanità, si possono recuperare le risorse della sua multa, no? O delle multe combinate ai medici, ma dove vanno? Che cosa si fa? Io, guarda, non lo so, rispetto a quella tua domanda non so rispondere precisamente perché mi occupo di altre cose. Io dico però che dal punto di vista politico, innanzitutto una difesa della mia parte politica, per il Presidente De Luca io ho fiducia.
ha detto che aboliva i tetti di spesa, che è una vergogna di questa regione da anni, cioè la gente viene assistita fino a ottobre, arriva a novembre, dicembre non può fare più nulla, se ne parla a gennaio, non è così, è assurdo. C'è stato questo sblocco delle assunzioni, merita o non merita, ma comunque un passo in avanti, è poca cosa ma è un passo in avanti. Io dico che questa provincia, come diceva il sindaco Vignola, con cui sono solidale al 100%, questa provincia ha già dato tutto, anzi più di quanto poteva dare. Chiusura dell'ospedale di Bisaccia e altro. Io ricordo l'ingegnere Flore quando diceva che noi in altri pini assicuriamo le emergenze con l'elicottero. Scusate, ma quella era una follia pure quella. L'elicottero più di una volta non si è alzato perché c'è la nebbia, non si può garantire. E poi si è detto, noi togliamo l'ospedale, diciamo, eccetera, eccetera, però rafforziamo il territorio, ma non è stato fatto. Ci hanno preso in giro, noi abbiamo portato a Napoli circa 50 milioni di euro, ma sono andati a finire il carterone napoletano, non abbiamo visto nulla, non sono stati reinvestiti nel territorio. Allora, se qui ci sta da fare sacrifici, è bene che si facciano. Se c'è da mandare qualcuno anche in galera, io non ho problemi. Chiaro? Però, questa provincia ha i diritti e tutta la classe politica soprattutto, per favore, che li difende. Onorevole Giusto, lei ha legiferato su questo tema, ha fatto delle leggi importanti. Ecco, alla luce di queste riflessioni, come siamo messi? Si può davvero tagliare ancora qualcosa? Non è stato fatto tutto il possibile? Ma io credo di sì. Intanto vorrei dire sulla storia dei primari, senza lasciare nulla di inevaso. Nelle mie tante audizioni da Presidente della Commissione Sanità mi è capitato, metà anni 2000, di tenere in audizione i direttori generali di tutte le aziende sanitarie della Regione e delle aziende universitarie. Alla domanda rivolta al direttore del Monaldi, circa 800 posti letto aveva il Monaldi allora, di quanti primari avesse quella struttura di eccellenza, lì abbiamo fatto i trapianti del cuore, la pneumologia, la cardiochirurgia e tante altre cose, dice 31 primari. Alla stessa domanda rivolta al Federico II, al Policlinico, il direttore generale, un po' imbarazzato, mi dice 185. Corte dei Conti non è che ha inventato una cosa, ha trovato abusi di questo tipo ed è giusto che se ci sono stati degli abusi, delle colpe vengano individuate senza sparare nel mucchio, salvaguardando le professionalità e le funzioni, perché non è che adesso per paura dell'intervento dell'esercito dei Conti chiudiamo con decreti per paura di mettere mano al portafoglio quel poco che ci resta di Ariano Solofre del Moscato, perché correremo il rischio di questo tipo. Sui primari poi, se non si fosse agito come ha fatto Caldoro, mi dispiace che non c'è un interlocutore del centrodestra per poter dialogare, ma sono pronto a farlo in qualsiasi momento. Nella sua prima legge di bilancio Caldoro ha tolto la legge sulla nomina dei primari e l'ha riportata in capo alla politica. Se i primari continuano ad essere nominati con lo schema della vecchia legge che io ho abolito, ho fatto una legge che poi finalmente hanno adottato in Italia, che modifica la nomina dei direttori generali e modifica la nomina dei primari, partecipavano in 10. Venivano dichiarati tutti idonei e il direttore generale sceglieva quello che gli suggeriva il suo padrino politico. Funzionato così. La sanità è un grande collettore di voti. Ha funzionato o funziona così? Ha funzionato. Poi non se ne sono potuti fare più perché c'è stato il blocco del turnover per i disastri noti. Allora noi abbiamo abolito questa roba. Abbiamo nominato per legge una commissione di 3 soggetti, la Campania era in minoranza, 2 esterni. Di regioni, faceva il primario della chirurgia d'urgenza, 2 primari della chirurgia d'urgenza di regioni d'Italia davano la disponibilità a far parte del concorso e un funzionario della struttura regionale della sanità facevano le 3 persone e attribuivano un punteggio
alle prove scritte, alla produzione di test scientifici che aveva fatto il medico, alla lista di attesa presso il suo ospedale, alla capacità di saper interagire. Per cui il concorso finiva con un'attribuzione di punteggio. La nomina, come prevede una legge dello Stato, spetta sempre al direttore generale, ma questa volta è formale perché il direttore generale prende atto di una graduatoria. Prima legge di Caldoro abolite questa norma e si riporta in capo alla politica. Se funziona così, la Corte dei Conti non recupera molto se funziona con le nomine della politica. Ma se c'era la legge e i primari sono vincitori di concorso in quel modo là, possono fare tutte le dichiarazioni che vogliono, non risparmiano nulla. E torno e chiudo sulle questioni del personale. Poi cioè, approfondiremo con Bonavita. Il blocco del turnale, dottoressa Bonavita, al 94. Però la spesa in sanità del personale, fatta come si deve, è sempre quella. Nonostante abbiamo perso dal 94 ad oggi 15-16 mila persone. Come è possibile? Cioè, il Moscati che ha perso tante unità lavorative, non è che sul capitolo di spesa personale ha risparmiato quei costi, perché per poter tenere aperte le strutture, il pronto soccorso, la chirurgia, ha dovuto fare le convenzioni, lo straordinario, una serie di cose che in termini di costi rappresentano la stessa medesima cifra di chi ha fatto i concorsi. Ma in generale, ora smettiamola di fare queste operazioni. Facciamo un turnover vero, ma non di mille persone, di migliaia di persone, di ragazzi e di ragazze che entrano con sangue fresco nel sistema sanitario, nel sistema ospedaliero. Rivoltiamolo come un calzino. Noi abbiamo bisogno di più risorse, non di tagli. Perché questa maledetta regione che finanzia ancora con poco più del 6% del PIL nazionale una sanità come negli anni 50 quando non c'era la PET, la risonanza magnetica, la diagnostica per immagini, è inadeguata. Dobbiamo mettere in campo nuove risorse, nuove energie, lo possiamo fare. È una palla questa che si dice non ci sono le risorse, è una bugia che facciamo pesare sul diritto delle persone. Una volta era la regione a più alta longevità, nonostante tutto quello che si poteva dire sulla vecchia Repubblica. Siamo arrivati lì. Voglio vedere con i nuovi barbari dove ci fermiamo. Chiaro il messaggio, ma cerchiamo di capire un po' come potrebbe andare a finire. Soprattutto chiedo una valutazione a Doriana Bonavita. Questa inchiesta della Corte dei Conti, il Presidente Giusto lo ha detto, insomma, o può essere una grande bufala, nel senso che laddove si vanno a colpire diritti acquisiti da parte dei dirigenti, poi ci saranno le contestazioni e finiranno con un nulla di fatto, oppure anche questo, dobbiamo dirci, c'erano molti soldi che sono stati sprecati perché avevamo bisogno di meno primari, meno personale e magari di investire di più laddove possibile, laddove i soldi rimanessero in questa provincia, perché poi c'è il tema del napolicentrismo, ma non apriamo al momento. Insomma, secondo lei come va a finire? Ma va a finire come sta andando a finire su tante questioni. Della sanità bisognerebbe fare un ragionamento organico e quindi valutare, come diceva giustamente l'onorevole Giusto, gli sprechi che ci sono e ci sono dappertutto, investire in prevenzione, in eccellenze, perché non ci possiamo più consentire ospedali sicuramente che abbiano due reparti di cardiologia a 20 km, ma sicuramente dove ce l'ho di eccellenza investire, perché i 300 milioni di euro di mobilità passiva che la Regione Campania paga annualmente e che Caldoro ha tentato con un decreto che poi grazie a Dio poi la Corte Costituzionale ha ritenuto non ammissibile e quindi è stato impugnato e ritirato, dove il cittadino campano non poteva andare
quindi nemmeno il diritto di scelta di dove andarmi a far curare, perché non ho ovviamente quella specialità o non ho quella possibilità nella mia regione, diventa veramente, cioè porta il diritto alla salute in senso più complessivo, ma alla cura e all'assistenza a rischio e alla deriva. Per tornare al ragionamento primari e quant'altro, guardi, se continuiamo con queste logiche, con questo sistema di eventi spot, dichiarazioni spot, fa molto audience, prendersela con i dipendenti che non difendo fannulloni, con i primari assunti in un certo modo, quando c'è un sistema che le regole ce le ha e ce le ha da sempre, perché come diceva giustamente anche, ma anche il dottore Russo, noi eravamo in un mondo di programmazione, di regole, di leggi, di probabilmente andava rivisto, avevamo forse abusato troppo avendo risorse più disponibili, più che si potevano reperire con più facilità e quindi magari si è abusato in passato, ma non dobbiamo perdere di vista che quel sistema di regole che c'era magari non veniva poi rispettato. Oggi quel sistema è stato escluso e non si rispetta e non si va ad investire in maniera poi legislativa su regole certe. Quindi il rischio che la Corte dei Conti abbia evidenziato tutto questo diventa l'evento spot sul quale si camperà di rendita per un po' di tempo e quindi molti potranno dire che finalmente c'è pulizia, però io mi chiedo, al di là del fatto che se ci sono state nomine scorrette vanno sicuramente, ma in base a quale dotazione organica i direttori generali o piuttosto e sono stati assunti o non assunti o dati incarichi poi di funzioni? Perché noi siamo dal 2006 che la Regione Campania e le aziende non hanno più una dotazione organica. Non abbiamo atti aziendali che seppur fatti dove si prevedeva la dotazione organica in funzione del decreto 49 che non è stato mai attuato, quindi lei si rende conto che crede certo, per, oggi... per far capire anche a chi non è addetto ai lavori, ai nostri telespettatori a casa, mi permetto di certo. Aggiungere, mi corregga se sbaglio, il discorso è questo: i manager dei nostri ospedali avrebbero potuto o avrebbero dovuto tagliare quello che oggi sono costretti a tagliare in virtù di quello che dice la Corte dei Conti, avendo un'autorizzazione da parte della Regione rispetto alla pianta organica, autorizzazione che Bonavita dice manca dal 2006. Quindi se i manager avessero operato probabilmente andavano incontro ad un abuso in atti d'ufficio, diciamo così, o ad un'omissione paradossalmente se non l'hanno fatto, questa è la tesi della Corte dei Conti, insomma staremo a vedere poi come andrà a finire, una cosa certa, delicata, molto delicata. Gli avvocati avranno molto da lavorare e anche il sindacato, immagino che il putiferio è scoppiato in queste ore, ma tra poco questi dirigenti insomma si rivolgeranno sicuramente alle organizzazioni sindacali. Volevo raccogliere un attimo, non so se mi sarà data poi l'occasione, l'invito che faceva il dottore Russo ad essere uniti, ad essere alla mobilitazione e alla mobilitazione. Quello che riscontro io ovviamente per il contatto che ho con i lavoratori e con le istituzioni, che c'è un profondo senso di sfiducia, quasi che come se le famiglie, i cittadini, i lavoratori, nonostante vessati e quelli irpini, è vero, hanno dato tanto, hanno dato troppo, a volte ci siamo fatti sentire in maniera adeguata, a volte la protesta è stata scambiata per, in maniera demagogica come il lamento di un'area interna, oggi area vasta, quindi vorrei che si ipotizzasse anche da parte della politica e si ragionasse come area vasta, perché così magari assumiamo dimensioni simili a quelle di Salerno, Caserta e quant'altro, magari qualche dignità in più ce la conferiranno, a prescindere dal fatto che la meritiamo comunque. E quindi il senso di sfiducia che noto... Detto da un dirigente regionale, questo è un passaggio importante che voglio sottolineare, questo che ha appena fatto. Quindi dobbiamo fare uno sforzo forte, perché a volte ognuno di noi tende a
rimanere legato e rimanere nel proprio seminato. Sono sindacato, mi faccio la mia protesta, abbiamo fatto una fiaccolata, eravamo solo noi. Probabilmente avessimo coinvolto le associazioni datoriali, avessimo coinvolto anche la medicina di base. Invece si ragiona ancora, quindi spero che cambi questo modello culturale per segmenti. Oggi il problema ce l'hanno loro, protestano loro, domani ce l'avremo noi. Ad Avellino la fiaccolata promossa da un altro sindacato ha portato in piazza numero 3 sindaci su 118 in tema di salute. Questo, non insomma, c'è ancora abbastanza coesione etica. Troppo seduti. Lei se la sente però di, come dire, di sposare anche le proposte, di farsi portavoce di queste proposte sul piano regionale, sul piano regionale, anche sulla mobilitazione laddove necessario? Assolutamente sì, ma prima di una mobilitazione, che sono poi offriamo il pretesto e l'alibi a chi dice, vedi, scendono in piazza, non hanno una proposta, costruiamo una proposta insieme. Russo, sicuramente la organizzeremo e la progetteremo in maniera corretta. Arrivo. Della proposta. Poi sarà anche il dottore Russo a completarla, ad ampliarla. Io credo che c'è una partita per la politica, e ho già detto che è quella del riparto delle risorse, che da troppi anni avviene su principi antimeridionalistici che vanno combattuti. Mi auguro che Emiliano, presidente della Puglia, De Luca, presidente della Campania, insieme a Basilicata, Sicilia e Calabria, che sono tutti dello stesso colore politico, sappiano far valere un principio, una testa, un voto, perché la salute, come colpisce in Piemonte, colpisce a Canicattì e colpisce a Catania. Sarebbe veramente sbagliato corrispondere lì che sono più forti, più risorse, qui che siamo i soliti meridionali. La testa è quella dei cittadini, dei pazienti, non quella dei primari, non quella dei primari. Poi sul piano della proposta, diciamo così, per noi, perché ci dobbiamo dire anche noi le cose che ci dobbiamo dire, recuperate quelle risorse. Poi una domanda, ma in Campania ci sono 5.000 dializzati, perché questa disciplina è solo affidata ai privati? In Campania ci sono 300 milioni di euro che si spendono per la riabilitazione, perché la gestisce solo il mondo privato? In Campania ci sono 300-350 milioni di viaggi della speranza. Perché non agiamo su questi viaggi della speranza? Privato non convenzionato? No, privato convenzionato. Ecco. E nei viaggi della speranza ci sono i soldi per l'oculistica che diamo alla città di Larina, una città come la provincia di Avellino, sono 40 miliardi all'anno. E nei soldi dei viaggi della speranza ci sono le protesi dell'anca che diamo a quasi tutta l'Italia. Mentre il Cardarelli fa scuola, come il Pellegrini fa scuola su queste discipline, cioè noi dobbiamo pretendere più risorse, decidere atti politici di indirizzo veri. De Luca c'ha la delega della sanità, prima di nominare i direttori generali deve dire che cosa vuole fare, e ai direttori generali deve dare quel mandato. Dopodiché dobbiamo sapere quel bisogno, chi lo deve affrontare. Io mi auguro si mantenga il principio della risposta dell'autosufficienza su base provinciale, Moscati azienda di rilievo nazionale, e gli ospedali dell'ASL satellitari che concorrono insieme ai distretti. Mi permetto di dire l'unica cosa, c'è un esercito di medici di base. È un esercito di medici della cosiddetta continuità assistenziale, vecchia guardia medica, così ci facciamo comprendere. È giunto il tempo che queste risorse le mettiamo in rete meglio per costruire su base di area vasta delle strutture
ospedale di comunità, case della salute, che sgonfiano i ricoveri impropri degli ospedali e danno una risposta H24 a tutte le persone, così mettiamo il cittadino che diventa amico del medico e viceversa, altrimenti noi non andiamo. Io credo che prima di arrivare a questo dovremo passare inevitabilmente da altri tagli, ma questa è una sensazione mia personale, cronachistica. La tendenza è quella. Io perciò dico che bisogna, e sono contento che finalmente i medici scendono in campo, perché quando la classe dirigente della struttura sanitaria, cioè i medici, sono costretti a dire noi scendiamo in piazza a fare sciopero, si ha il segno della crisi del settore a cui si è giunto. Io mi auguro che insieme a loro, però, che è già grande parte del sistema sanitario, ci siano migliaia e migliaia di cittadini, milioni di cittadini, pronta a difendere il diritto alla vita e il diritto alla salute. Io credo che invece rivivremo nei prossimi mesi le chiusure di Bisaccia, i ridimensionamenti di Sant'Angelo. Dipende dalla capacità di risposta a questa provincia. Vedremo, staremo a vedere. Abbiamo 15 secondi, non 30, abbiamo già sforato. Al volo. Siamo stati discriminati come provincia di Avellino per quanto riguarda il finanziamento sanitario. Due volte, una volta tutta la Campania rispetto alla nazionale, una seconda volta noi irpini rispetto alla Campania, perché in Irpinia si spende meno per ogni cittadino rispetto a quanto si spende a Napoli, quindi noi perdiamo due volte. E poi per quanto riguarda l'integrazione territori, medicina generale, guardia medica eccetera, ospedale, adesso si parla un po' di moda, CCP, sì, gli ospedali di cui parlavo. Il tema è interessante, ma io lo sintetizzo brutalmente. Tra poco mi sa, non lo so, insomma, De Luca che cosa sceglierà per i nostri ospedali, per la nostra ASL, ma quest'anno probabilmente con l'acquiescenza di Rosato, se non ci saranno altre riconferme, non so se il commissario straordinario sarà poi confermato, se ne occuperanno due nuovi direttori generali di questo tema, poi staremo a vedere che cosa succederà. Sono entrambi in scadenza, è abbastanza da vedere, no? Potrebbero essere anche riconfermati, cioè, non lo sappiamo. Comunque questo avverrà di qui a poco, insomma, penso che a settembre Doriana Buonavita si ritroverà a fare contrattazioni con nuovi manager o manager che comunque saranno più forti dopo la riorganizzazione del settore. Spero di avere il nuovo assessore regionale. È arrivato il momento che la Campania abbia una... Questo lo chiede anche De Luca alla fine del commissariamento, ha detto un anno, staremo a vedere se poi sarà effettivamente così, dovranno quadrare i conti, per quadrare i conti forse ci saranno nuovi tagli, non lo sappiamo. Vediamo, ci ragioniamo con una nuova puntata. Grazie all'onorevole Angelo Giusto, grazie a Doriana Buonavita, grazie al dottore Franco Russo, grazie a voi per la cortese attenzione. Ci rivediamo, se lo vorrete, la prossima settimana, sempre in prima linea.